Ivana Mrazova, altro messaggio da Luca Onestini, il mistero si infittisce. Ivana Mrazova, Luca Onestini, altro messaggio, il mistero si infittisce. I due si frequentano dopo il GF VIP?. Questione di feeling cantavano Mina e Riccardo Cocciante, questione di Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due giovanotti del Grande Fratello VIP di feeling ne sanno qualcosa. All'interno della casa più spiata d'Italia infatti l'intesa, seppur a livello amichevole, è scattata. Ma la modella ceca ha mantenuto una linea coerente e ferrea nel reality, fuori c'era un fidanzato ad attenderla e quindi non si poteva andare oltre alla stima e all'amicizia con il bel bolognese. Però, ora che il GF ha chiuso i battenti di una formidabile seconda edizione e ora che gli inquilini sono tornati a respirare aria di libertà, è tempo di decisioni, anche sentimentali. Alcuni rumor vorrebbero Luca e Ivana già in love. Ma cosa c'è di vero? La Mrazova ha già chiuso con il fidanzato? Intanto Onestini non perde occasione di stuzzicarla e di mandarle messaggi e. Luca Onestini, nuovo messaggio a Ivana Mrazova, il gossip continua. Ivana e Luca si stanno frequentando? Questo è ancora top secret. Così come è top secret se la Mrazova sta ancora con il fidanzato. Meno top secret è il debole di Luca Onestini per la modella. Dentro la casa a più riprese ha sottolineato la sua stima per la ragazza ceca e il suo coinvolgimento emotivo. Appena uscito, il bel bolognese non sembra avere mollato la presa. Anche nelle ultime ore infatti non ha perso l'occasione di inviare un messaggio all'ex coinquilina. Lo ha fatto con un Instagram Stories dove è apparso mentre ballava in modo sfrenato e gioioso e mandava baci in camera urlando "Ciao Ivanina". Sul display è pure apparso un bel commento, "Ivanina only for you". Chissà la Mrazova cosa risponderà e chissà se tra i due ci sia già in atto un abbozzo di relazione. Soleil e Onestini, uomini e donne, nessun chiarimento tra i due. Chi attendeva o si aspettava un chiarimento tra Luca e Soleil dopo la fine del GFV rimarrà a bocca asciutta. Ieri il bolognese, intervistato a Verissimo, ha infatti dichiarato di non avere alcuna intenzione di incontrare la sua ex. Per lui è una storia che non ha bisogno di ulteriori dialoghi. Il caso è chiuso.